le altre perdite indotte e l'angelo custode. Le altre perdite indotte sono il pacchetto che uno perde quando perde la persona che ama, le abitudini, la vita che gira intorno a lei. Nel caso mio, una persona che tutto sommato mi scarrozzava qua e là in macchina, visto che io non guido. E questo fa parte di una dimensione molto egoistica della perdita. Infatti sono perdite indotte, perché la perdita grande è quella che sta nella tua anima, nel tuo cuore, nella tua vita. Altre perdite ed effetti collaterali sono questi qua, nel caso mio ce ne possono essere altri nel caso di altri. Questa cosa viene parzialmente compensata dalla teoria o dal teorema dell'angelo custode, cioè lei, te, che in vita mi hai protetto, mi hai accudito, hai supplito le mie carenze, ad esempio quello di non sapere guidare bene la macchina, anzi quasi per niente, e altre cose varie. Adesso che non ci sei più, che non puoi ovviamente stare dove sto io e fare le cose che mi farebbe piacere fare anche con te, dall'alto mi proteggi come un angelo custode supplementare, o forse ormai sei diventato il titolare. Diciamo che quello che il Padre Eterno ci aveva affidato per un po' fa la panchina, perché adesso ci sei tu e ti devi fare un po' le ossa come angelo custode. Però questa storia delle perdite indotte non è da sottovalutare, perché in pratica aggiunge sofferenza a sofferenza. In un altro podcast che voglio fare sul tempo che ha ricominciato a rotolare, eppure conserva ancora una dimensione di fissità, nel senso che comunque la giornata è sempre più faticosa e non sembra finire mai, anche se poi di fatto fra poco saranno 10 mesi che tu non ci sei più, e l'idea che magari potrebbero passare altri 10 anni, io debba entrare in questo ordine di idee che ciò avverrà, sempre che io rimanga in vita, però tutto sommato dal punto di vista autoconservativo io vorrei rimanere in vita. È solo che senza te tutto ha perso un po' di sapore, ma non poco. Perché a noi ci piaceva mangiare i cibi sciapi, ma purtroppo quando con una persona sei così in simbiosi che non solo dormivi con lei, ma dormivi con lei e col gatto o con l'altro gatto, e poi dopo una serie di cose. Io non ce l'ho mai avute queste cose, perché io sono fondamentalmente un asociale, anche un egoista e talvolta pure un egocentrico. Sono fatto male, ho avuto anche degli esempi educativi che sono quello che sono. Mi raccontano che mio padre non ebbe neanche il coraggio di dire a noi in famiglia che lui era stato traumatizzato in guerra. Giustamente lui ha visto pare morire a 20 metri da lui un altro carrista italiano bombardato dall'aviazione inglese nel deserto lì vicino a El Alamein, e pare che quando sia tornato dopo 3 anni di prigionia abbia avuto bisogno delle cure di questi psicologi di guerra che esistevano anche pensare allora, non so, l'hanno inventati con la guerra di Corea o con quella del Vietnam. Tuttavia le persone fatte in una certa maniera di un tipo non ammettono le proprie debolezze, non condividono queste cose, tanto meno con i familiari e tanto meno con i figli, pure quando crescono. Infatti io ho saputo dopo, lui è morto qualche anno dopo, da una mia carissima cugina che in questo momento è una delle rare consolazioni esistenziali ed intellettuali, direi, perché è di notevole livello, che la vita mi ha dato. Comunque le perdite indotte sono quelle che ho accennato prima. Perdi tutto il pacchetto, no? Come c'è lì, amici miei, quando quella lì se ne va e si dovrebbe sposare con il conte Mascetti, quello gli dà pure il cane Birillo, era tutto il pacchetto. Ci sono pacchetti in entrata, purtroppo ci sono anche pacchetti in uscita. E va sicuro che anche se uno lo tiene a debita distanza, queste considerazioni dicendo ma perché io devo pensare in maniera egoistica, alla fine quella che ha rimesso di più se te che non ci stai più, perché io sto qua, sto in questa cazzo di valle di lacrime, non vivo felice, non so manco che cazzo che devo fare, però vivo.
E naturalmente su questo un po' c'è la mia ragione mia madre, è meglio un asino vivo, cioè io, che un dottore o una dottoressa morta, che purtroppo è lei. Ma forse ritorneremo sopra a questa cosa.